Ciao a tutti, eccomi tornata con una nuova ricetta. Oggi faccio per i miei nonni, mio zio e mio cugino una torta che è una delle mie preferite, quindi speriamo che venga bene, ed è la torta di castagne. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Allora, questo è un tentativo, quindi se vedete questa ricetta caricata vuol dire che sono soddisfatta. In realtà è già il secondo tentativo, il primo non era soddisfacente, quindi non l'ho voluto caricare. E essenzialmente io prima vi elencherò gli ingredienti e le quantità della ricetta canonica e poi vi dirò quali sono le mie riduzioni. Allora, per la ricetta canonica c'è bisogno di 400 g di castagne sbucciate e lessate, quindi li pesiamo dopo averle sbucciate, queste sono di più chiaramente, 200 g di zucchero, 4 uova, 100 g di granella di mandorle, 125 g di burro e una scorza di limone grattugiata. Invece per la ricetta di oggi io utilizzerò 500 g di castagne bollite e sbucciate, quindi le pesiamo da sbucciate, 140 g di zucchero, 80 g di burro, la solita scorza di limone, 50 g di granella di mandorle e 3 uova. E vediamo cosa viene. Vi ripeto, questo è un tentativo, se sono soddisfatta lo caricherò, se no ci riproverò un'altra volta aumentando ulteriormente lo zucchero e il burro. Abbiamo già fatto lessare tutte le castagne in acqua leggermente salata con una foglia d'alloro, quindi sono già lessate. E ora cosa bisogna fare? Sbucciarle. Ebbene sì, quindi abbiamo due tecniche, o almeno queste sono le mie, poi se voi ne trovate di più efficienti me lo fate sapere magari. La prima è tagliarle in due e semplicemente sbucciarle. Ecco, magari se non siete da soli come me e siete con qualcun altro è più semplice. Ecco. La seconda tecnica è di farlo con un cucchiaino. Io farò questo perché, ok, lasciate giù un pochino di castagne, però è decisamente una cosa più veloce. Vedete? Chissà se si sente tutto questo vento. Ecco, ci vediamo fra circa 4 ore quando io da sola avrò finito di sbucciare tutte le castagne. I woke up and down the steps I ran into your arms. Your clean white dress and hair a mess blew brilliant alarms into my ears and it's something worth seeing when you turn your eyes to me. Do you believe in everything you see? Believe in me. That's love. Come vedete, noi stiamo continuando a sbucciare le castagne. Siamo quasi arrivati alla fine, eh? L'ho pesate, per quello ho cambiato il recipiente, perché dovevo pesare quanto eravamo arrivate. Visto che fra l'altro poi saranno più persone, cioè saremo più del previsto, ho deciso di aumentare la dose di uova, invece che 3 ne metterò 4, quindi volevo solo avvertirvi. Ora mi occupo dell'uovo, procedo separando i tuorli dagli albumi, li metto in due terrine separate. Con una frusta elettrica monto gli albumi a neve. That's love. That's love. I descended into you like ships into the sea. In a maze of altercate I hoped that you would. Metto da parte gli albumi che sono ben montati. Mi occupo dei tuorli. Allora, sono 4, ve l'ho detto che ho aggiunto un uovo, perché siamo diventati in 10 ora, e viva, più si è meglio è. Quindi procedo mescolando i tuorli, sempre con la solita frusta, e lo zucchero, aggiungo lo zucchero ma poco a poco. Quindi prima ci sono solo i tuorli,
e poi pian pianino aggiungo lo zucchero. Me hanging on to something worth believing, like comic Aristophanes. When you're down, I'll lift you up and dig deep into you, fill you up with me. A questo composto aggiungo il burro già ammorbidito, fatto a pezzettini. Tac. Vi ricordo che sono circa 80 grammi. E con le fruste do un'altra mescolatina. Dopo averla sciacquato ed asciugato, grattugio la scorza del limone all'interno della terrina. Tanto sapete che a me mi rimane sempre attaccato qui dietro. E poi con il coltello cerco di tirare fuori quello che ho grattugiato dalla grattugia, perché rimane sempre tutto qui sulla grattugia. Se a voi non piace il limone potete evitarlo, però sinceramente secondo me gli dà proprio un saporino proprio buono questa scorza qui, si sente la scorza. Proseguo aggiungendo metà del pacchettino di mandorle. L'altra metà la tengo e mescolo il tutto sempre con la frusta. Con il solito robot da cucina cerco di triturare le castagne che ho lessato e già sbucciato. Allora, io lo faccio con questo perché le mie castagne ormai non sono più calde. Se fossero state calde sarebbe stato molto più semplice farlo con uno schiacciapatate, ma essendo fredde sono più dure e va bene che devo fare palestra, però non esageriamo. Quindi butto tutte le castagne dentro e le riduco in poltiglia, deve essere una specie di farina, ecco. Uno potrebbe dire, ma non potevi usare la farina di castagne? Non lo so, non l'ho mai usata, però con queste viene benissimo. È veramente una delizia, dovreste provarla. Anzi, se la provate magari e avete qualche suggerimento da darmi per migliorare la ricetta, sapete che io sono aperta ad ogni suggerimento, e quindi scrivetemi i vostri suggerimenti nei messaggini qui sotto, che tanto io leggo tutto, e fra l'altro generalmente appena posso rispondo. Mi farebbe piacere, insomma. Chiudo tutto, sparo un pochettino, vabbè, insomma, scusate per la luce. Vedete, è venuta una sorta di farina. Anzi, zoom un pochetto così potete vedere com'è. E verso il composto, cioè la farina di castagne così ottenuta, all'interno della terrina che contiene già l'uovo e lo zucchero eccetera, insomma il limone, la scorza di limone, poi cos'altro c'è dentro non ricordo, e do una mescolatina veloce, insomma vediamo se riesco a mescolare il tutto senza sporcare. Questa terrina è un po' piccola, se ne avete una più grossa è anche meglio. That's love. That's love. Dark horse on which I rode. I gave you my sword and shield, myself exposed. Aggiungo agli albumi montati a neve il composto fatto da castagne, uova, eccetera, insomma praticamente tutti gli altri ingredienti. E poi molto piano 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 cercherò di mischiare il tutto. Mischiare, parliamo bene, amalgamare. Ora piano piano mischio il tutto, cerco di non sporcare tutto il tavolo, possibilmente. Exposed to witness an honest man with honest deeds falling on his bloody knees. God has chosen all but me and
chosen you. Yes, I have chosen you. Ho già foderato una teglia da forno rettangolare e abbastanza, non è molto alta, saranno 3 cm insomma, e verso tutto il composto che ho ottenuto all'interno di essa. L'importante è che non sia troppo spessa, perché io vi so garantire che con una teglia del mio tipo la cottura sarà perfetta. Se la fate un po' più alta, la torta non saprei. Quindi io vi consiglio di, insomma, fare più o meno come faccio io, ecco, perché così posso darvi la certezza che verrà cotta da tutte le parti. E verso tutto il composto. E cerco di renderlo omogeneo, cioè di uno spessore abbastanza omogeneo. Qui c'è un monte. Ecco, cerco di appiattirne la superficie per quanto mi è possibile. Ho già acceso il forno a 180 gradi, deve essere già caldo. Ecco fatto. E basta. La cottura è di circa 35 minuti, poi chiaramente verificate che sia cotta con lo stecchino. E basta, vi faccio vedere alla fine, come dopo la cottura, come è venuta. Ci vediamo fra 35 minuti. Considerate però che le dosi sono per una teglia enorme, insomma ne viene un bel po', ok? È bassa, vedete? Però molto bassa, però sono tante fettine, insomma. Ed ecco come dovrebbe venire. Vedete? Superficie leggermente dorata, ma leggermente, è comunque soffice, ora è anche calda, quindi insomma. E vedete, io ho il cappotto perché sto uscendo, così mi allontano da questa meraviglia. E niente, se la provate fatemi sapere che cosa ne pensate, che mi farebbe piacere. E se avete qualche suggerimento per alleggerirla ulteriormente, sono sempre ben accetti. Un bacione e alla prossima volta. Ciao!